posto, Mike, ce ne andiamo alla Farnesina, o meglio, portiamo la Farnesina qui da noi. Esatto, perché abbiamo ospite nell'ala ovest, quindi alla nostra destra del nostro meraviglioso studio, in postazione il direttore generale degli italiani all'estero della Farnesina, Luigi Maria Vignali. Ben ritrovato, direttore. Ben ritrovati, grazie dell'invito. Parliamo di network di italiani all'estero. Direttore, quanto è importante fare rete? La rete è sempre stata importante nella storia dell'immigrazione italiana, nella storia degli italiani che si sono trasferiti all'estero. Lo era già nei secoli e nei decenni passati, quando a un certo punto chi arrivava, soprattutto in luoghi lontani, aveva bisogno di e conoscere, aveva bisogno di integrarsi e sicuramente gli italiani che già erano presenti attraverso la loro rete, che all'epoca era una rete fisica di incontri, di associazionismo, fatto di luoghi anche tipici dell'immigrazione italiana, era fondamentale. Oggi la rete è diversa, è una rete soprattutto virtuale. Sono importanti le as nuove associazioni, penso a quelle di professionisti, per esempio, che si sviluppano. Le associazioni anche informali che servono ad accogliere il nostro italiano che va all'estero, oggi come allora, servono a fargli conoscere le dinamiche del paese e a permettergli di avere un atterraggio morbido, per così dire, all'estero. Sono importanti poi le reti però anche per un'eventuale migrazione circolare. Noi dobbiamo pensare alla possibilità di ritornare prima o poi in Italia, che molti giovani soprattutto vogliono continuare a esplorare, e per questo le reti di professionisti, i contatti soprattutto con le aziende in Italia sono fondamentali, fondamentali per dare una prospettiva di ritorno ai nostri giovani all'estero. Cosa serve per coinvolgere gli italiani affinché si sentano come se fossero realmente a casa? Io credo che sicuramente bisogna partire dai servizi. La rete consolare italiana deve dare servizi ai nostri connazionali, deve aiutarli ad essere appunto in qualche modo sostenuti per passaporti, atti di stato civile, documentazione varia, iscrizione stessa all'anagrafe degli italiani residenti all'estero. Devono essere servizi sempre più rapidi, semplici, in qualche modo digitalizzati. Ecco, partire da questo fa sentire l'istituzione vicina e anche l'italiano più a casa, perché l'istituzione che risponde ai bisogni è un'istituzione che ti fa star meglio, anche se non altro psicologicamente, ti toglie i problemi, e questo credo che sia la prima richiesta di tutti i nostri italiani all'estero. Facciamo ora una panoramica sulle sue recenti visite in Colombia, Algeria e Germania, appunto degli scorsi mesi. Sì, sono andato per motivi diversi. In Colombia sono andato a presentare il grande progetto del turismo delle radici. Il turismo delle radici, si sviluppa dove ci sono grandi comunità italiane che hanno ovviamente desiderio di tornare a riscoprire le proprie origini. E la Colombia, in questo senso, era un paese che andava sensibilizzato, ecco. Quindi c'è stato un grande evento di promozione. Presente il commissario tecnico della nazionale di calcio colombiana, che è di origini italiane, Ernesto Lorenzo. Abbiamo avuto una bellissima serata e una serie di incontri anche con operatori del settore, quindi promozione del turismo delle radici in Colombia. Diverso invece il caso dell'Algeria. In Algeria sono andato per contatti diplomatici, soprattutto in termini di politiche migratorie, però attenzione, c'è una comunità vitale di expat, di uomini d'affari, di ragazze anche impegnate in Algeria. Quindi ho incontrato i connazionali nel giardino della residenza, è stato un momento molto interessante per capire le dinamiche che spingono la nuova migrazione italiana ad andare in luoghi come quello. Invece in Germania, un altro tipo di missione ancora, la Germania era uno dei paesi europei che hanno organizzato le elezioni europee, quindi sono andato a controllare l'organizzazione, i luoggi dove sono state le seggi, la macchina elettorale che ha funzionato molto bene. Con l'occasione abbiamo anche verificato le modalità per prestare assistenza agli italiani all'estero e abbiamo lanciato, qui lo ha fatto il nostro presidente, ministro degli esteri Tajani, un consolato mobile con l'ausilio della Polizia di Stato. Quindi un altro tipo di missione, ma sempre al servizio degli italiani all'estero. Quando si parla di italiani all'estero non si può non parlare dei comites.
I comites sono una realtà sempre più presente davvero in tutti i continenti, ormai se ne contano 118, sono fondamentali, fondamentali intanto per le istituzioni, per le ambasciate, i consolati, in modo da avere un interlocutore che possa rappresentare la voce dei connazionali, le esigenze, le richieste, le aspettative di tanti nostri concittadini all'estero. E poi sempre più i comites rappresentano un aiuto, un'assistenza valida per tanti connazionali. Lo fanno per quelli più fragili, per quelli più vulnerabili. Sono importanti anche nel processo di transizione verso la digitalizzazione dei servizi. I comites possono accompagnare davvero alcuni connazionali a usufruire di servizi che saranno inevitabilmente sempre più informatizzati. Alcuni però non navigano ancora nelle nuove tecnologie e i comites possono con degli sportelli dedicati aiutare i nostri connazionali. E poi i comites sono fondamentali per tante altre iniziative, come quella del turismo delle radici, per esempio, per fare da cassa di risonanza a quelle che sono quello che è l'invito, come dicevo, a venire in Italia rivolto a tanti nostri connazionali. Si tratta di spingerli a fare un viaggio emozionale verso i luoghi delle origini, i luoghi da dove venivano i loro antenati. Per far questo abbiamo tra l'altro lanciato recentemente un portale, italea.com, che è davvero la guida virtuale in questo caso, ma la guida al viaggio delle radici e da cui suggerisco di partire per programmare il proprio viaggio. 2024 è l'anno delle radici. Quali sono i prossimi appuntamenti? Questo è un anno in cui il prodotto, chiamiamolo così, Turismo Radici viene lanciato. Le iniziative daranno modo a tutti di conoscere le possibilità del Turismo Radici, ma noi vogliamo continuarle in una dimensione pluriennale. Vogliamo continuare da un lato a preparare l'offerta turistica qui in Italia, un'offerta turistica strutturata, dedicata, in qualche modo sistemica, ecco, non si tratta più di fare il viaggio da soli, di andare nel paese, nel borgo, nel comune di origine, si tratta di ricevere un accompagnamento, cioè di essere introdotti alla cultura, al folklore, alle tradizioni, all'enogastronomia italiana, in un viaggio delle emozioni, appunto. Tutto questo deve durare e noi faremo di tutto perché possa durare nel tempo. C'è grande attesa per questo nuovo sistema di informatizzazione Gaia, chiamato Gaia. Di cosa si tratta? Gaia è un progetto bello, ancora da realizzare, ma per il quale c'è l'idea, cioè è l'impatto dell'intelligenza artificiale, infatti Gaia IA sta per intelligenza artificiale, sui servizi consolari. In termini tecnici già è possibile di fatto un collegamento fra banche dati, una modalità di interlocuzione virtuale, no? Si parla con un assistente virtuale in quello che si può definire un metaverso. Non si deve digitare nulla, si fa tutto a parole, si possono captare anche i dati biometrici, quindi il volto invece di fare una fotografia, si può captare attraverso strumenti digitali, si può firmare con l'impronta digitale, si può fare tutto dallo smartphone, per esempio, e ricevere così in pochissimo tempo la propria documentazione. Tutto questo è molto bello, ma richiede investimenti importanti in termini di risorse economiche, di personale. Bisogna mettere a punto un'architettura di sicurezza informatica affinché i dati non possano essere hackerati, ci vuole una regolamentazione di privacy innovativa anche su questo argomento, quindi non è certo per domani, ma neanche per un periodo troppo lontano, quindi giusto prepararci e noi lo stiamo già facendo con la nostra rete di ambasciate e consolati nel mondo. Lei è già stato nostro ospite qualche tempo fa in trasmissione. Cosa ha provato a rivedersi in questo studio virtuale e cosa pensa di questa innovativa forma di comunicazione? Beh, è un po' il futuro della comunicazione. La comunicazione resterà sempre centrale per gli italiani all'estero che, come abbiamo detto all'inizio, vogliono sentirsi a casa, quindi vogliono trovare una rete di accoglienza e Patrimonio TV in qualche modo, attraverso questa piazza virtuale, attraverso questo contatto che mi consente anche a me e con i nostri connazionali, rappresenta un tramite ideale. Quindi grazie per l'invito e non mancherò di tornare anche in futuro. Direttore, grazie mille per essere stato qui con noi e allora la prendiamo in parola e l'attendiamo presto di nuovamente con noi per continuare il dialogo con gli italiani nel mondo.
saluto non può che essere un incoraggiamento a proseguire nella propria avventura all'estero, a mantenersi legati alle istituzioni italiane, avere fiducia anche nelle istituzioni e a tenerci in contatto. Fateci sapere quali sono le vostre esigenze, quali sono in qualche modo i vostri auspici, cosa chiedete alle istituzioni italiane e noi seguiremo i vostri consigli. Grazie mille, direttore. Grazie a voi.